Giuseppe di Modica coltiva fin dalla tenera età la passione per l'arte. Da bambino rimaneva incantato davanti a un barattolo di vernice e non resisteva l'idea di aprire e osservare quei meravigliosi fluidi colorati. La stessa emozione che tutt'oggi lo accompagna ogni qualvolta apre un tubetto di colore. Ha iniziato dipingendo opere di genere figurativo, ma questo non lo appagava totalmente e sentiva pulsare dentro lui un mondo molto più vasto. Tutto quello che gli serviva era nella sua interiorità. Riuscirà quindi ben presto a manifestarlo cromaticamente. Così all'improvviso si apre un nuovo orizzonte, come un bambino che inizia a camminare trova la sua nuova identità. Nascono delle opere stilisticamente innovative e cromaticamente interessanti. L'artista è attratto da ogni forma di creatività e colore, ma ciò che lo rappresenta di più è a dipingere ad olio su tela. Il pittore lavora sul contrasto, affiancando determinato e indeterminato, disegnando con precisione alcuni particolari e lasciandone altri più vaghi, dissolti in geometrie cromatiche e ampie campiture, lasciando anche su queste indefinite e persino informali sovrapposizioni di colore. Di Modica enfatizza le fisionomie che popolano i suoi dipinti in un susseguirsi di chiaroscure e variazioni tonali forti, drammatiche e cariche di espressività. Ha esposto in Italia e all'estero, riscuotendo il consenso di pubblico e critico. I suoi lavori sono pubblicati in riviste e cataloghi d'arte contemporanea.